Finisce 1-1 il Licata Calcio che gioca contro il Cittanova nella giornata di ieri, partita valida per la 25esima di Serie D, Girone I. Sfuma nel finale la vittoria per il Licata Calcio che Aldino Liotta viene beffato nei minuti finali dalla rete di Alfano, arrivata sugli sviluppi di un calcio piazzato e con in gialloblu in inferiorità numerica per l'espulsione di Mudisaru. Il Licata l'aveva sbloccata al 67esimo con una magia del numero 10, Riccardo Rotolo. I calabresi imbattono però al 91esimo. In sala stampa il direttore sportivo Giovanni Martello e il mister Giuseppe Romano manifestano l'amarezza per i mancati 3 punti. Mister, non ti abbiamo visto per niente arrabbiato. No, arrabbiato, sono un po' amareggiato perché pareggiare allo scadere in questa maniera dà fastidio. La partita la stavamo portando in porto, sicuramente l'espulsione di Mudasiro ci ha danneggiato parecchio e abbiamo sofferto poi gli ultimi minuti. Potevamo evitare questa espulsione e finire la partita in parità numerica e portarla a casa. A questo punto del campionato è anche più difficile portare a casa le vittorie contro squadre come la Cittanovese che lottano per la salvezza. Ma noi abbiamo sempre detto che il girone di ritorno è sempre un campionato che ognuno deve raggiungere i propri obiettivi. 15 giorni fa abbiamo incontrato il Paternò con la stessa classifica che ha la Cittanovese. E oggi la partita la stavamo vincendo anche perché stavamo rischiando poco, qualche ripartenza ma non niente di particolare, abbiamo avuto qualche occasione buona, non siamo stati poi tanti brillanti e lucidi sotto porta, però credo che meritavamo qualcosa in più oggi del pareggio. Beh, domande? Mister, oggi abbiamo visto uno sviluppo maggiore della manovra. Con il direttore sportivo Giovanni Martello abbiamo visto maturare questo pareggio nei minuti finali, i giocatori sono usciti un po' con la testa bassa, ma un pareggio tutto sommato ci può stare, che ne pensi? No, non ci può stare assolutamente perché abbiamo pareggiato una partita senza subire un tiro in porta, calcio di punizione oltre il 90esimo e quindi non ci sta. Siamo amareggiati, i ragazzi sono amareggiati, siamo tutti amareggiati, però dobbiamo accettare il verdetto del campo, dobbiamo essere bravi, ho detto ai ragazzi di non abbassare la testa, succede, può succedere. Onestamente, ripeto, non abbiamo concesso nulla, 0 tiri in porta, e quindi è difficile, ma detto ciò, pensiamo alla prossima, ci rimboccheremo le maniche da martedì e pensiamo alla prossima. Abbiamo l'obbligo di chiaramente di archiviare immediatamente questo pareggio. Con l'espulsione di Mudassiro, poi comunque a questo punto del campionato la salvezza è sempre più vicina, un punto comunque che muove la classifica. Beh, il punto consente di avere, penso, oramai la salvezza penso sia raggiunta. Un punto che purtroppo facciamo fatica per come è venuto a caldo a commentare, però ci può stare, non c'ho nulla da rimproverare, non ho nulla da rimproverare alla squadra. La squadra ha dato tutto. Abbiamo fatto gol, abbiamo sfiorato il raddoppio, non abbiamo concesso nulla e quindi pazienza. È dura a caldo, però da martedì abbiamo l'obbligo di resettare e pensare alla prossima. Mister, avete ciuffato il pareggio alla fine, siete soddisfatti? Sì, credo che il pareggio sia il risultato più giusto per quello che è stato l'andamento della gara. Sembrava certo punto del secondo tempo che potessimo passare in vantaggio, invece poi il Licata è stato bravo nello sfruttare con una giocata dei giocatori più tecnici che hanno nel passare in vantaggio, però siamo stati bravi nel crederci, siamo stati bravi nel rimanere compatti e non perdere comunque la testa e poi a riacciuffare il pareggio. L'avevi immaginata così alla vigilia? Secondo me il Licata insieme a altre 2-3 squadre adesso per delicatezza non cito, è una delle squadre che esprime il miglior calcio, quindi secondo me è stata una gran bella partita,
tra due squadre che comunque si sono fatte valere, hanno provato sempre a giocare, hanno provato sempre a dare quella giusta intensità, agonisticamente una partita anche abbastanza corretta. È la partita che io immaginavo, sì, tra due squadre che comunque fanno del gioco la loro arma migliore. E poi volevo ringraziare innanzitutto l'ICATA città e comunque dirigenze e tutti perché per l'accoglienza ricevuta, per il trattamento avuto, persone veramente per bene. Una bellissima rete da te realizzata, non è servita per avere ragione della Cittanova, però comunque un buon pareggio, Riccardo. Sì, sono contento per il gol, però la cosa più importante è che oggi la squadra vinceva. Purtroppo su un unico tiro che abbiamo subito hanno fatto gol. Sicuramente ora domenica andremo a Canicattì per cercare la vittoria. Ecco, l'hai voluto questo gol, non ti sei demoralizzato dopo che nel primo tempo hai avuto una grande occasione per portare in vantaggio la tua squadra da solo davanti al portiere, però non sei riuscito a metterlo dentro. E cosa è successo? Sono arrivato lì e la colpa è mia perché c'era il primo palo libero, ho cercato di incrociarlo, ma ho preso il portiere, meno male che poi ho fatto gol, però siamo amareggiati e molto, molto incazzati per il pareggio che abbiamo fatto. Non è arrivata la vittoria, perché? Che cosa non ha funzionato secondo te? Guarda, cosa hanno affondato? Un tiro in porta, prendiamo un gol, non c'è altro, c'è anche un po' di sfortuna. Siamo incazzati Ci sicuramente. può stare poi l'espulsione di Mudassi o di Guarda, non l'ho Mudassi? vista, quindi non lo so. Non l'ho Con la tua vista. rete, bellissima, raccontacela. L'hai Sì. voluta, l'hai cercata? Sì. Sono arrivato lì e speravo entrasse. Meno male che ho fatto gol, però come ti ripeto, siamo sempre amareggiati perché la cosa più importante è la squadra. Oggi abbiamo pareggiato, noi avevamo ampiamente 3 punti. Ci riproveremo domenica sicuramente.